nostre prerogative, almeno delle mie e anche di Lidia, non può essere altro che quello di apprezzare il lavoro femminile, tanto che tra le nostre future mostre, quindi questo già ve lo diciamo e già invitiamo le nostre pittrici, ci sarà una mostra tutta al femminile, quindi esclusivamente con tematiche che ci riguardano, possibilmente anche a livello sociale, quindi magari qualche cosa anche di un certo rimprovero non sarebbe male, ma che comunque abbia questo filo conduttore, la donna nell'arte oggi e la donna quindi nella società. Ma io sto guardando questa bellissima ragazza che pregherei, ecco, di stare qui vicino a me, che è Esther Montoni. Esther Montoni, ecco, che deve ritirare anche, oltre che dal suo riconoscimento, anche quello del fratello Sergio, che oggi non può essere qui presente, presumo che sia sempre in Sardegna. Mi è dispiaciutissimo, voleva tanto essere qui, ma un imprevisto l'ha fermato. Vi ringrazio tantissimo e felicissimo di aver fatto parte di questa bellissima nuova galleria, veramente. Adesso guarda col cuore i fondi da loro. Stavo salutando, vi ringrazio tanto, sono cielo, la giustizia di averne fatto parte. Grazie. E dov'è? Il principe mi può segnare da lui, che era alle spalle. Allora, intanto che Marcello chiede dov'è il principe. Ecco, non vorrei, certo, Esther Montoni, chiaramente artista del terzo millennio, povero, ecco qui, giustamente, ecco, il principe Michelini vuole, ecco, stringere la mano a questa splendida ragazza, ma due parole, scusate, oltre a dire splendida ragazza, io vorrei dire due parole su quello che è proprio la sua arte, perché forse è una di quelle che io preferisco. Mi espongo, sì. No, veramente, la tua scuola di tuo fratello sono... Sì, ma intanto perché io amo particolarmente il disegno, quindi credo che sia forse la cosa più difficile da realizzare, perché, sai, il bel quadro, il bel colore, a volte la raffinatezza, la minuzia del segno, del tratto, ecco, c'è forse quel po' di sensibilità in più che è difficile da penetrare, ma che sicuramente ha un certo significato, a volte anche maggiore. Questo è il mio giudizio, proprio, quindi è una delle ce n'è una in particolare, forse la più piccolina, quel ritratto, che è una delle mie preferite. È il mio papà. È il tuo papà, vedi? Ecco, a me ha davvero colpito molto. Fatto col cuore, con amore, bello. E ovviamente le opere di tuo fratello poi le potrete osservare anche sui libri, sui cataloghi che sono qui in galleria. Poi si vedranno durante, ma anche per le persone, anche per gli spettatori che comunque magari vogliono continuare a visitare anche se la mostra è finita, ma venire in galleria, avremo ancora i cataloghi dei pittori qui ovviamente in esposizione, per cui avrete il modo di vedere questo pittore sardo che lasciano davvero senza fiato, credetemi. Allora, ad Esther Montoni e a Sergio Montoni di conseguenza, poi glielo porterai, il diploma di riconoscimento e le targhe, ovviamente il premio per artisti del terzo millennio, consegnati dal principe Michelini, ma Marcello vuole dire qualcosa. Ma davvero una cosa importante che il principe mi ha detto proprio adesso. Io collaboro con la nobile compagnia del Leone Selvaggio, compagnia cavalleresca che ha sulla sua panoplia tante belle cose e ha, quello che ho detto prima, tante cose fatte per gli altri, per l'ambiente, per le persone sole che hanno bisogno di una mano tesa. Ma la collaborazione con la nobile compagnia Leone Selvaggio e la galleria Nuova Arcadia adesso si estrinsecherà in una specie di gara artistica, mi diceva il principe. Poi adesso la reclamizzeremo anche attraverso i rappresentanti della stampa che io invito a rientrare, che sono là fuori. Credo che siano là fuori dei giornalisti e delle giornaliste che si vogliono venire. Ecco, se volete venire per favore
per un motivo semplicissimo, ed è questo, che la nobile compagnia del Leone Selvaggio, una compagnia cavalleresca che, come dicevo, ha tante cose, tante frecce al suo arco, allora con la nobile compagnia del Leone Selvaggio e l'Accademia e la Galleria d'Arte Nuova Arcadia, e anche con l'Accademia d'Arte Nardoni, che collabora con noi, che si trova qua a fianco, viene bandito un concorso d'arte che abbia come tema tutti i sentimenti che riguardano la cavalleria, cioè e la cavalleria stessa, cioè l'abnegazione, lo spirito di sacrificio, la mano tesa ai più poveri, ai diseredati, tutto quello che riguarda i buoni sentimenti possono essere espressi in opere d'arte, e io invito la stampa proprio a parlare di questo, perché è un concorso che sarà adesso a livello nazionale e che vede proprio, vedrà in questa galleria e anche a Roma in un grande consenso la mostra di queste opere ispirate ai temi della cavalleria e cari alla cavalleria. Grazie. Dicevo, l'ultima riunione generale del capitolo che si è svolta prima dell'estate, immediatamente prima del mese di agosto, ha deciso che unitamente alla Galleria Nuova Arcadia e affidando alla Galleria Nuova Arcadia la gestione di questa operazione, verrà fatta un concorso nazionale per la dimostrazione pittorica della cavalleria. Quindi questo concetto deve essere poi sviscerato dall'artista, io non voglio imporre limiti o dare linee guida. Praticamente è la cavalleria che deve essere riportata su tela. Poi ognuno veda come farlo. I premi sono, come consuetudine della nobile compagnia del Leone Selvaggio, sono degli smeraldi. Primo, secondo e terzo premio saranno smeraldi di oltre un carato lungo. È inutile parlare di valore, però questo è uno dei sistemi che ha la nobile compagnia del Leone Selvaggio di essere a contatto con il mondo dei buoni, ok? Come cavaliere. Grazie. Grazie al principe Massimo Michelini. Voglio salutare anche un altro amico, un altro cantante, Alex Parravano, che qua insieme al nostro amico, che i pittori conoscono molto bene.